Siamo nella camera che ospita da 26 anni Rosanna Benzi, la donna che vive nel polmone d'acciaio. Rosanna, ciao. Ciao a tutti. Ci vuoi brevemente dire la tua storia? Brevemente, facile. Ero una ragazzina, ho 14 anni, mi sono ammalata, ho preso la polio e praticamente in un giorno mi sono trovata qua, chiuso in un polmone d'acciaio di cui sono 26 anni che ci sto. Direi abbastanza bene, con un buon rapporto, fatta d'amore, di tenerezza e di fedeltà, con pochissimi tradimenti. Io ti voglio fare delle uguaglianze, ti voglio proporre. Voglio sentire se tu sei d'accordo. Allora, la prima è questa. Malattia è uguale a non produttività. Se per malattia tu intendi una persona che è handicappata, io ritengo che poi forse non si tratta più di una malattia, ma di uno stato, di una realtà. Quindi il discorso è molto diverso. Una persona handicappata non è sicuramente improduttiva se tu gli dai la possibilità di lavorare. La malattia è uguale alla negazione della bellezza esteriore oggi tanto esaltata dai mass media. Chi lo dice? Anche qua è un discorso relativo. Ci saranno i belli e i brutti. Se uno è brutto rimarrà brutto. Se uno è bello rimarrà bello anche esteriormente. Cioè, poi è tutto un discorso proprio relativo. La bellezza poi è un fatto molto personale. Non credo che sia un termine con cui si possa rapportare malattia.